il bosco è un ecosistema terrestre caratterizzato da un'abbondante vegetazione che si sviluppa su diversi strati o livelli. In essi trovano nutrimento e riparo numerose specie di animali. Lo strato delle piante arboree. Qui crescono gli alberi, che sono dotati di un alto fusto legnoso chiamato tronco. I rami partono dal tronco e crescono lontani dal terreno. Lo strato delle piante arbustive. Qui ci sono gli arbusti con il fusto legnoso. I loro rami si sviluppano partendo vicino al terreno. E poi c'è lo strato delle piante erbacee o sottobosco. In basso, vicino al terreno, crescono le piante erbacee che hanno un fusto sottile e flessibile chiamato stelo. Le più comuni sono felci, cespugli di mirtilli e lamponi. Cervi e caprioli sono erbivori molto riservati e danno poca confidenza, soprattutto ai carnivori. Lo scoiattolo è un simpatico roditore, agilissimo nell'arrampicarsi sugli alberi. Anche il ghiro e la martora sono bravi arrampicatori. Nell'umidità del sottobosco si trovano a loro agio lumache, lucertole, vipere, bisce, lepri e topi selvatici. Falchi, aquile e gufi hanno in comune una vista acuta e una grande abilità nella caccia. Fringuelli, usignoli, cuculi, cinci allegre forniscono un piacevole sottofondo musicale. E infine la volpe, la faina e la donnola sono abili nella caccia e ne fanno le spese i piccoli animali del bosco, ma anche le galline che capitano loro a tiro.